Adeguare l'impianto ai nuovi limiti di scarico imposti dalla Regione Lombardia entro la fine del 2016, in modo da evitare le sanzioni dell'Unione Europea e eliminare quanto prima i miasmi prodotti nel quartiere. Questi gli obiettivi di Brianza Acque, gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio di Monza e Brianza, illustrati dall'amministratore delegato Enrico Boerci, che ha presentato il piano di investimenti per l'ammodernamento della rete idrica brianzola e il nuovo progetto per la ristrutturazione del depuratore di Monza, che sarà spiegato anche ai cittadini nel corso di una visita pubblica all'impianto, in programma sabato 14 marzo dalle ore 10:30 alle ore 13. Gli interventi che noi prevediamo sono di due tipi. Il primo per eliminare gli odori che ammorbano il quartiere di San Rocco e quindi interverremo sulle vasche di sedimentazione primaria, coprendo queste vasche e trattando l'aria. Questi interventi avranno un inizio nel 2015 e si concluderanno entro la fine del 2016, con la copertura della prima vasca entro il giugno del 2016 e il trattamento dell'aria, e la copertura della seconda vasca entro la fine del 2016 e il trattamento dell'aria entro i primi mesi del 2017. A febbraio 2017 il problema degli odori che sono sprigionati dalla presenza di acqua di fogna da queste due vasche sarà sostanzialmente eliminato. Il secondo intervento invece prevede la fase di ristrutturazione del cuore dell'impianto, che è l'ossidazione. Questa lavorazione inizierà a novembre del 2015 per completarsi a cavallo della fine del 2016. Ci sarà un risparmio e sulla realizzazione, ma anche sui costi di gestione. Noi passeremo da costi di gestione annuo di 12 milioni, che erano il costo previsto di gestione per l'ipotesi di master plan originario, ai 2 milioni, che sono l'ipotesi di costo di gestione della somma di questi due interventi. Il sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, ha spiegato di aver chiesto subito ai vertici di Alsi prima e di Brianza Acque poi di trovare una soluzione che abbattesse le esalazioni dopo anni di sopportazione da parte dei cittadini. Una situazione insostenibile che non si poteva più sopportare così a lungo, come prevedeva il precedente progetto. Ed è, vi assicuro, con una soddisfazione immensa che oggi siamo qui a delineare un percorso che ci consentirà, con una riduzione drastica di costi e soprattutto con una riduzione ancora più drastica dei tempi, a dare finalmente una soluzione a questo problema. Qui c'è un modello pubblico che sta funzionando. Questo è il dato vero, che si pone il problema e cerca anche di dare delle risposte e delle soluzioni. L'intervento di oggi, importantissimo, sta dentro nel quadro degli 81 milioni dedicati dal lato provinciale Monza e Brianza alla riqualificazione promossa da Brianza Acque dell'intero sistema di gestione delle acque.